Ben trovati al nostro spazio dedicato all'informazione sportiva. Apertura dedicata alla Lucchese che oggi a Sassari affrontava la Torres. Guido Casotti. Febbraio 2005, febbraio 2023, 18 anni dopo la Lucchese torna a Sassari per affrontare la Torres in una gara che completa il Tour de Force di 3 partite in 7 giorni. A Sassari è una bella giornata di sole, quasi primaverile, si gioca Torres arrembante nelle fasi iniziali, soprattutto con l'ex reggiano Scappini. La replica della Lucchese non si fa attendere con Di Quinzio, il cui tiro dal limite lambisce il palo alla destra della porta difesa da salvato. Sbagliano i gol anche gli avversari della Lucchese, l'esempio è il livoriano Diakité al 37esimo, che si divora così il punto del vantaggio sardo. Si va a riposo sullo 0-0, qualche fischio che piove dalle tribune del Sanna. In avvio di ripresa la difesa della Torres si apre come il Mar Rosso davanti a Mosè, ma nel tiro di Panico c'è poco di biblico. L'attaccante rossonero si rifà con gli interessi qualche minuto più tardi, al quarto d'ora, battendo Salvato e portando in vantaggio su assist del sempre volenteroso Tumbarello la Lucchese. Alla mezz'ora, puntuale e meritato, giunge il pareggio della Torres. Mani di Merletti, che già ammonito viene espulso. Calcio di rigore assegnato dall'arbitro. Dal dischetto si presenta lo stesso Scappini, che non concede scampo a Cucchetti. 1-1 e Lucchese in 10 per l'ultimo quarto di partita. Finale da giocare in inferiorità numerica per la squadra di Maraia e assalto della squadra sarda. Solo la fortuna salva la Lucchese in pochi secondi col doppio palo, prima di Omoregbe da fuori e subito dopo di Saporiti con un destro in piena area di rigore. Finisce 1-1, terzo pareggio consecutivo per la Lucchese. Domenica prossima arriva la Recanatese al Porta Elisa, ma i rossoneri devono fare di più, molto di più. La presentazione della Serie D affidata a Roy Lepore. Per il campionato di Serie D, il Real Fortequerceta, dopo la terza sconfitta, l'ultima in ordine con la Correggese, riceve al Necchi Balloni domenica pomeriggio la Pistoiese, che ha effettuato dei correttivi all'organico e si presenta quindi come avversario ostico, secondo in classifica con 44 punti assieme al Forlì, dietro la capolista Giana Erminio. È una squadra che era stata allenata dal viareggino Emanuel Cascione nell'inizio di stagione, poi esonerato. A proposito di allenatori, per Simone Venturi, tecnico del Real Fortequerceta, sarà una gara tutta particolare visto che è di Pistoia. Il Seravezza Pozzi, dopo il pareggio sul campo 0-0 con il Livorno, che potrebbe essere vanificato per il reclamo presentato dagli Amaranto per la posizione irregolare di un calciatore verdo-azzurro, è in trasferta sul campo laziale del Monte Spaccato, penultimo in classifica, quindi potrebbe essere una gara alla portata dei ragazzi di Cristian Amoroso, che quando è arrivato ha conquistato diversi punti. Il Tau Calcio riceve la San Giovannese, che si trova con una differenza di un punto di rispetto ai lucchesi, quindi è una gara che potrebbe essere alla portata dei ragazzi di Cristiani, che possono sfruttare il fattore campo, sarebbe importante in chiave salvezza. Il Ghiveborgo è ospite del Livorno, che non ha fatto una buona impressione al Buon Riposo domenica scorsa contro il Seravezza Pozzi. Si tratta comunque di un avversario che si è rinforzato, ma sul campo non è riuscito fino ad ora ad esprimersi al meglio. Un motivo in più per prestare la massima attenzione, perché soprattutto di fronte al pubblico amico il Livorno cercherà di dare il massimo e muovere la classifica. E vediamo i risultati degli anticipi di calcio eccellenza. Certaldo Camaiore 0-2, Cuoiopelli Armando Picchi 1-0, Massese River Pieve 0-1. L'anticipo di calcio promozione Castelnuovo Amici Miei 0-0. Ed è tutto per la nostra pagina sportiva, qualche istante di pausa e poi la terza e ultima parte del telegiornale.